Salve ragazze e benvenute nella mia stanza creativa in questo nuovo tutorial. Oggi andremo a realizzare un progettino senza cucire. Quindi io ho preparato un bel PDF per fare un piccolo dono, ma anche per vendere. Prendete anche spunto per realizzarne. Stiamo parlando di palline di Natale, per realizzarle anche con altre idee. Proprio le vostre. Quindi bando alle ciance e partiamo subito subito con il tutorial. Eccoci qua, ragazze. Allora, io ho preparato una pallina con diametro 10 e una pallina con diametro 12, ok? E poi vi ho preparato in PDF che trovate subito giù in descrizione, sempre gratuitamente, di alcuni esempi. Cosa sono andata a fare? Sono andata a scrivere il mio primo Natale e l'anno. Ok? Ho scelto delle immagini, come potete vedere, simpatiche. Ok? Poi io adesso per farvi vedere come dovete fare, sono andata a stampare. Ah, ce n'è pure un altro. Sono andata a stampare. Questi li trovate tutti in PDF, giù gratuitamente. La mia Nina no, questa è la foto, questa è la prima foto che abbiamo fatto a Nina quando è arrivata a casa, il giorno dopo in realtà, perché quella sera c'era talmente tanta allegria che non abbiamo pensato a fare foto e l'abbiamo fatto la mattina, questa è proprio la sua prima, ok? C'ho scritto 2022 perché per lei. Questo Natale è il suo primo Natale, ok? Io non avendo figli, ma voi potete mettere la foto di un nipotino, di un figlio e quant'altro. O se no, potete addirittura utilizzare la stessa tecnica per poter mettere le immagini che più vi piacciono. Se fate, per esempio, un tema, l'albero. Ad esempio, siete appena sposati e volete fare un albero con tutte le foto del fidanzamento, del matrimonio, questa è la tecnica giusta. Stampate, io un cartoncino grammatura 120, ma non l'ho, non ho, diciamo, scusate l'espressione, non ho sprecato la carta fotografica per fare, insomma, degli esempi e soprattutto per fare il PDF, va bene? Però se stampate su carta fotografica verrà sicuramente meglio perché è lucida, ok? Allora, fatto questo, io ho disegnato già il cerchio, ma come dovete fare? Allora, magari avete delle foto e non volete, cioè andarle a stampare, dovete prendere la mezza sfera, quella con il dentino. Vedete, qui c'è un dentino. E questo è il cerchio più piccino che andrà poi ad inserire nell'altro. Ok? Quindi voi su questo avete, vedete, uno scalinetto all'interno. Vedete il mio dito? Sta all'interno. Quindi noi utilizzeremo questo qui. Quello che fuoriesce. Ok? Il dentino che fuoriesce. Allora, io già ho fatto le misure, quindi non faccio altro che andare a ritagliare. Io adesso scelgo l'immagine, questa con gli gnomi, perché sapete che io faccio tutto con gli gnomi, il mio abbellimento, ma voi potrete scegliere quello che più vi piace. Per esempio, per l'altro sceglierò. Vediamo un po'. Ah, una cosa che vi volevo dire che è molto importante. Purtroppo su questo Babbo Natale che è appeso al filo delle luci, come potete vedere, non ho fatto il contorno. Qui l'ho fatto a mano con una penna gel. Ragazze, vi chiedo scusa, vi potete divertire. Guardate, si fa in un attimo. Andate a contornare con una penna, con un tratto piccolino. Adesso vi faccio vedere come è semplice. Ne faccio solo la metà per farvi vedere come si abbiate pietà in questo periodo. Non posso stare tanto al PC, cioè al PC ci posso stare, ma è lo schermo che mi dà fastidio.
Allora, vedete? Se lo andate a contornare è molto più bello che vederlo senza, ma insomma ci mettete veramente un secondo, eh? Va bene? Ah, per un disegno può anche andare. Allora, mi vado a prendere l'agnoma con il pacco, così rimaniamo in tema. No, perché poi facciamo questa. Questa qui. Allora, andiamo subito, subito. Allora, abbiamo scelto questa. I gnomi, perché questa vinina proprio la utilizzo. E poi Nina. Io adesso vado, ragazzi, a tagliare proprio sul segno. Quello che trovate, cioè il nero in questa maniera qui, vedete? Ok, vado a tagliare. Eccoci qua, ragazzi, abbiamo ritagliato. Allora facciamo prima questa doppia e mettiamo con una colla stick. Andiamo così a mettere un po' di colla. Fate attenzione che le parti alte devono coincidere, quindi questa è la parte alta e questa è la parte alta, quindi noi la andiamo a posizionare. Perfetto. Schiacciamo. Avendolo fatto a mano, magari c'è qualche imperfezione, l'andiamo a ripulire, ma dobbiamo fare attenzione anche al cerchio che abbiamo all'interno. Io adesso vado subito a controllare. Per esempio, qui io potrei anche, magari con una colla vinilica veniva decisamente meglio. Voi utilizzate una colla vinilica e il 2, per esempio, mo vi faccio un piccolo esempio, ci potete andare qui. Sto facendo una cosa proprio al volo, quindi il risultato. Invece con un pennellino, voi fatelo con un pennellino e con la colla vinilica, questo procedimento. Mi sono, eccole, prendiamo un foglio intero, mettiamo sotto, mettiamo un po' di brillantini. Ecco qua. Insomma, lo fate per bene, i brillantini rimangono, ve lo assicuro. Allora, adesso prendiamo dove c'è il gancetto, mettiamo la parte alta del nostro cerchio creato da noi. Quindi così. Con un po' di pazienza lo andiamo ad inserire senza spingere troppo come ho fatto io. Ecco qua. Allora, la mia ninetta sembra dritta, ma il mio primo Natale no. Quindi lo ritiro fuori e tengo d'occhio il mio primo Natale. Facciamo prima. Tanto fa lo stesso, eh? Allora, mettiamo
per bene questo così, poi ci andiamo a mettere l'altra metà. Ce la incastrate per bene. Ecco qua. Ragazzi, la pallina è pronta. Quanto basterà poi fare la rifinitura e adesso la facciamo. Mentre per quest'altra cosa facciamo? Allora, sempre dove c'è il dentino interno che noi ci dobbiamo mettere la nostra targhetta, il dietro qui non abbiamo nulla e la pallina rimarrebbe brutta. Quindi o ci mettete una doppia immagine oppure potete fare in questa maniera. Andiamo a prendere, io utilizzo la colla questa qui spray, prendo un cartoncino, in realtà questo lavoro io lo faccio fuori, però per non fare avanti e indietro, adesso faccio un caos, quindi mi vado a incollare, vado a mettere i brillantini, mi faccio un giro, ho fatto la tirchia, poi chi non ha la colla spray può utilizzare tranquillamente anche il Vinavil, dovete magari lasciarlo Guardate, viene, poi quando poi si asciugherà viene anche meglio. Mettetecene di più, non fate i tirchi come lo sto facendo io. Ma è una dimostrazione e quindi va più che bene. Adesso prendiamo il nostro disegno, lo andiamo a mettere sempre l'inizio, la parte questa alta deve stare dove c'è il gancetto. E lo andiamo ad inserire così. Ecco qua. Adesso mettiamo di nuovo l'altra mezza sfera, così. E adesso andremo a mettere un bel nastrino tutto intorno. Ok? Prendo i nastrini. Ragazzi, eccoci qua. Allora, i nastrini in alto già l'ho messi perché l'ho inseriti, se no stavamo fino a Natale 2023. Ok? Mentre questo laterale, allora si parte dall'alto, mettete un pochino di colla, così, fate scendere di lato, rimettiamo un goccettino di colla. Praticamente sulla chiusura della nostra pallina, mettetene proprio un filo, così, sotto, vi potete sbagliare perché dovete seguire proprio la chiusura. Così. E arrivate di nuovo al gancetto. Qui andremo a tagliare. E poi ci divertiamo con i fiocchi. Ecco qua. Qui tutto il materiale che vi piace di più, fiocchi, fiori, quello che volete, tanto mo faremo tante palline. Ecco qua. Ne mettiamo uno
dietro e uno davanti. Ecco qua, li uniamo per bene, teniamo qualche istante. Ragazze, guardate quant'è deliziosa il mio primo Natale, eccolo qua. Questa è con i brillantini, mentre questa è a doppia immagine, ma potete mettere due disegni anche senza foto, eh? Mettete il mio primo Natale e poi magari dietro ci mettete invece di mettere i brillantini. Allora, qui per il momento non ci vado a mettere nulla perché farò un tutorial per farvi vedere come fare il fiocco, un fiocco nuovo, va bene? Allora, Marò! Ragazzi, io spero che vi sia piaciuta questa idea, ma non è che me la sono inventata io, c'è da anni, però volevo darvi l'opportunità di regalarvi il PDF e magari darvi, per chi non lo conosceva, questa idea che in realtà io la facevo nei banchi, quindi stiamo parlando di 20 anni fa. Addirittura qui, se non volete mettere i brillantini, avete magari dei colori in acrilico ad acqua, li potete con una spugnetta tamponare metà della sfera. Aspettate sempre, sia nel caso anche della colla spray, questa permanente, dovete lasciare sempre il tempo di asciugarsi, perché se no l'umidità della colla poi vi raggrinza l'immagine ed è peccato. Quindi in entrambi i casi, sia con la colla spray sia con la vernice, lasciate un po' di tempo che la colla si asciughi, va bene? Allora, questa è una chicchetta. Adesso aspetterete il tutorial del fiocco, non subito subito, ma tanto vi potete divertire con i fiocchi già pronti. Io adesso vi mando un bacio, vi strizzo tutte in un abbraccio calorissimo di ringraziamento. Vi invito sempre a lasciare un commento, a chi non si è iscritto di iscriversi e che dirvi una cosa sola, che vi lovo! Alla prossima, ragazze!